Di Meridiano, apriamo con la sanità inaugurata a Careggi, la nuova anatomia patologica. Per noi c'era Rachele Campi, vediamo. Taglio del nastro per la nuova anatomia patologica di Careggi. Il nuovo edificio, padiglione 27B, chiamato Cubo 3, con accesso da viale Pieraccini, è una struttura di oltre 1000 metri quadri su due piani, dove sono già attive le attrezzature diagnostiche di ultima generazione per circa 2 milioni e mezzo di euro di investimenti. Le macchine sono state trasferite dalla storica sede degli anni 40, sempre all'interno dei 74 ettari dell'area ospedaliera. Sì, un ambulatorio che è funzionale a tante altre attività, un laboratorio che si occupa di esami istologici, che è dentro il sistema dell'oncologia, dentro il sistema delle analisi più complesse, degli esami più complessi. Quindi una di quelle funzioni che sono importantissime, magari meno visibili rispetto ad altri, ma sono importantissime e fondamentali, soprattutto nel periodo in cui si sta andando verso la medicina di precisione. Quindi là dove è sempre più importante andare a verificare la particolarità, il singolo caso specifico proprio per aggiustare e per determinare la migliore terapia possibile in quel caso. La medicina di precisione è il futuro della nostra medicina su tanti fronti e questo laboratorio che inauguriamo stamattina è funzionale proprio a questo. E 2 milioni e mezzo di euro da parte del governo e della regione sono stati destinati anche per gli impianti di risalita della montagna Pistoiese. Vediamo. Assegnati dal governo 2,5 milioni di euro alla regione Toscana e altrettanti alla regione Emilia-Romagna in attuazione dell'accordo di programma per la riqualificazione e rilancio dell'offerta turistico-sportiva dell'Appennino tosco-emiliano. L'accordo, spiega la regione Toscana in una nota, comprende il sostegno a vari interventi di riqualificazione dell'abetone, nonché la realizzazione di un nuovo impianto di risalita che colleghi la Doganaccia nel comune di Abetone. Cutigliano in provincia di Pistoia, versante toscano, e Corno alle Scale nel comune di Lizzano in Belvedere in provincia di Bologna, versante emiliano. Il provvedimento è stato assunto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha erogato la prima tranche di 2,5 milioni di euro a ciascuna delle due regioni per gli interventi previsti nell'accordo di programma a seguito del protocollo del dicembre 2016, firmato nel novembre 2017 dall'allora sottosegretario con delega allo sport Luca Lotti e dai presidenti di Toscana e Emilia-Romagna Enrico Rossi e Stefano Bonaccini. In totale l'accordo prevede un investimento di 20 milioni di euro, di cui 10 da parte dello Stato e 5 da Toscana e Emilia. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore toscano al turismo Stefano Cioffo, che ha commentato: adesso il progetto potrà dispiegarsi in modo spedito. Come regione abbiamo già liquidato alla provincia di Pistoia 400.000 euro per il rinnovo della vita tecnica degli impianti e altri 500.000 sono pronti per la società che gestisce l'Ovovia in attesa della rendicontazione delle spese. I 500.000 euro si riferiscono alla prima tranche di finanziamenti su 1 milione complessivo previsto nel protocollo per la revisione ventennale dell'Ovovia di Abetone. La società Abetone Funivie, SAF, che ne è titolare, ha già svolto la prima parte dell'intervento lo scorso autunno. I lavori fatti, commenta il presidente di SAF, Rolando Galli, permetteranno l'operatività dell'Ovovia per un periodo ancora più lungo. Ci fa molto piacere che la regione, che ringraziamo, abbia capito e sposato la teoria che gli impianti sono il motore del territorio. E ora voltiamo pagina, parliamo di ciclismo, ciclismo storico, l'eroica in 8.000 sulle strade bianche del Senese. Daniele Magrini. Saranno circa 8.000 provenienti da circa 60 paesi. Domani mattina, a partire da Gaiole in Chianti, per la 23ª edizione dell'Eroica Kermesse, che dà appuntamento la prima domenica di ottobre a collezionisti e appassionati di ciclismo provenienti da tutto il mondo. Quota 8.000 è il nuovo record di partecipazioni a quella che non può essere definita soltanto una corsa, ma una vera e propria opzione di vita, metafora di un mondo vero e pulito, come scritto nel sito ufficiale della manifestazione. L'Eroica,
si legge, oggi è un movimento capace di attrarre migliaia di ciclisti e appassionati in tutto il mondo. Guardiamo al passato per ispirare un nuovo futuro del ciclismo e dello sport, riscoprendo la bellezza della fatica e il gusto dell'impresa. Parole senz'altro ispirate dall'inventore dell'eroica Giancarlo Brocci, che è riuscito a unire la sua passione per il ciclismo con l'amore per la propria terra, il Chianti e le terre senesi. Un fiume di ciclisti dunque domani, partendo da Gaiole in Chianti, i più temerari anche alle 4:30 del mattino, si dividerà presto nei 5 percorsi messi a disposizione per offrire le cartoline più belle della provincia di Siena, del Chianti, dal Chianti alla Val d'Orcia. A Gaiole sono già montati i banchetti con le maglie, i pezzi di ricambio, le biciclette eroiche, i libri, le foto del ciclismo senza tempo. Veri e propri piccoli tesori, frutto della passione di tanti collezionisti in arrivo da tutto il mondo. E ora andiamo a Pistoia, dove i bambini pigiano l'uva come si faceva una volta. L'iniziativa si è svolta stamani a Pistoia nell'ambito di Campagna Amica, il mercato di frutta e verdura a chilometri zero di Coldiretti. Vediamo. Appuntamento stamani per i bambini con la pigiatura dell'uva nel contesto del mercato di Campagna Amica a Pistoia, in via dell'Annona. I produttori agricoli hanno aperto i banchi gialli come al solito alle 8:30 e subito dopo è iniziato Quando i bambini pigiano l'uva, la seconda edizione della festa per far divertire i bimbi nel corso di laboratori didattici dedicati al tipico frutto di settembre. Paolo Giorgi, vicepresidente di Coldiretti Pistoia. Stamani un'iniziativa piuttosto carina, si può dire, all'interno di Campagna Amica a Pistoia. Assolutamente sì, questa è la seconda edizione che in concomitanza col mercato di Campagna Amica che facciamo il sabato mattina qui davanti alla Coldiretti. È un momento per i bambini sia di svago, di divertimento, ma anche un momento di cultura, dove capiscono come il vino viene fatto, che non è che arriva nel bicchiere così molto semplicemente, ma tutti i vari passaggi che ci sono. In più questo metodo di pigiatura è uno dei vecchi metodi che ormai, grazie alla tecnologia, diciamo, non viene più frequentato, e veniva fatto dai nostri genitori, addirittura dai nostri nonni, e quindi ecco, è un momento dove possono anche vedere, capire, oltre a divertirsi. Come va quest'anno per il vino? Quest'anno, diciamo, siamo a inizio della campagna di raccolta, però diciamo che la stagione si presenta bene sia a livelli qualitativi che quantitativi, sta dando buoni segni. E ora parliamo di mutilazioni femminili, mutilazioni genitali femminili, perché se ne è parlato a Firenze nella sede dell'Associazione Interculturale Donne Nosotras Onlus ed è stato presentato un manuale per i medici. Vediamo. L'Associazione Interculturale di Donne Nosotras Onlus ha presentato a Firenze una nuova pubblicazione sulle mutilazioni genitali femminili, uno strumento di riferimento diagnostico e didattico per i professionisti della salute. Nella forma di un pratico manuale conciso, la pubblicazione si propone di fornire agli operatori sanitari che si occupano della gestione delle complicazioni che le mutilazioni genitali femminili possono presentare al momento del parto o in altri momenti della vita della paziente portatrice di mutilazioni, uno strumento che faciliti l'inquadramento diagnostico della mutilazione subita e mostri visivamente la procedura deinfabulante. La pratica delle mutilazioni genitali femminili nelle donne migranti è ancora molto diffusa. Nel mondo, è stato spiegato, sono oltre 200 milioni le ragazze e le donne che ad oggi hanno subito questa pratica, che viene effettuata in 30 paesi tra Africa, Medio Oriente e Asia. Di queste, più della metà vive in tre paesi, Indonesia, Egitto e Etiopia. Tuttavia, queste pratiche nefaste per la salute sessuale e riproduttiva sono un problema globale a causa dei forti flussi migratori degli ultimi decenni. E ora gli spettacoli con l'anteprima Cartellone a cura di Elisabetta Berti. Dopo
Colombo, 6 anni in cui li abbiamo ascoltati con la bellezza di 1500 stacchetti della durata di 15-20 secondi, i fiorentini Street Clerks, che conosciamo come la band residente di E poi c'è Cattelan, sono tornati a scrivere la loro musica, un album intitolato Come è andata la rivoluzione, che ci faranno ascoltare dal vivo nella serata inaugurale del GLU. Fiorentini, attivi dal 2007, si sono affermati in tutta Italia per l'impatto live nel 2013 grazie alla conoscenza con Alessandro Cattelan per la partecipazione ad X Factor l'anno successivo come resident band del programma EPCC in onda su Sky 1. Loro sono gli Street Clerks che inaugureranno la nuova stagione del GLU con i loro cavalli di battaglia e con il nuovo singolo Ho fame, accompagnato da un video girato da Stefano Poggioni tra Marina di Pisa e Forte dei Marmi, in cui la fame viene raccontata dal punto di vista contemporaneo, una ricerca del meglio e del più bello che sostanzialmente non si esaurisce mai, generando anche ansie e disturbi tutti i figli di questo secolo. E non ci voglio andare al mare, sei sempre in acqua ed io non posso entrare, devo aspettare 4 ore ma non riesco a non mangiare e devo sempre ricominciare. Era l'ultima notizia, io mi fermo qui, l'appuntamento con l'informazione torna stasera alle 19 su questo canale.